Bentornati in questa run horror, che non manca mai ovviamente su Parliamo Nerd, in Esatto. compagnia del buon Aldo Clark, come al solito, e Esatto, eccoci. andiamo avanti dopo l'idroponica e l'uccisione del Del librido, Mind il Flayer. tormentor, bravo. Dopo un capitolo eccezionale che io credo sia stato praticamente totalmente ricostruito per il remake, che non è che abbia aggiunto chissà che cosa, ha un po' allungato il brodo, anche se è fatto molto bene quello del Leviatano. Sì, è vero. Quello del Leviatano è notevole come boss fight. Aspetta che abbasso un po' il volume, che ce l'ho altissimo. E mi è piaciuto, anche se secondo me per arrivarci un po' troppo lungo, aver fatto quelle 10 siringate dai. Lo sto notando, sì. Effettivamente. Per renderlo definitivo l'hanno leggermente allungato di cose che, non lo so, che obiettivamente potevano anche non starci. Esatto, esattamente. Allora, qui siamo tornati al treno, quindi credo che dobbiamo prenderlo. Ah no. Spero che sia l'ultima fermata, quantomeno. No, non dobbiamo prenderlo però, eh. Qui livello 3. Autorizzazione di sicurezza di livello 3. Quanta roba di livello 3 indietro abbiamo, I eh? sistemi del La chiamavo Dominatrix sono Daniels. impazziti. Bene, vediamo gli ascensori. Ah, è Ho vero, il qualche idea su dove sia il compagno della meglio faro di dottoressa Dante? Cross. Controllo il comando minerario. Come di lancio potrebbero inviare un radiofaro. C'è qualcuno? Hammond, dove sei? Nei condotti, spero non sentano. Quelle cose sono dappertutto. No, non i tuoi logisti. Sono tutti sul ponte equipaggio. Impazziti. Una di loro ne ha pugnalato un altro e quello che ne Ecco. fa. Aspetta, Mamma mia. si stanno muovendo. Hammond, merda, ho perso ancora il segnale. Il radiofaro Isaac, in fretta. Vabbè. Certo. Allora, radiofaro per. Non mi ricordo che era per quale motivo. Per segnalare Trova il rig dei supervisori minerario Dallas. Vedi qui un altro. Sì. Generale. Forse oggetti extra. Sì, Comunque sì, sicuramente. c'era la quest della dottoressa Cross che ci ha chiesto di andare a vedere se erano salvi, ma era Temple sul ponte equipaggio? Mi pare di sì, però sai, Sul sono tanti, alla radiofaro. fine sono abbastanza i nomi e sono tutti simili, quindi a volte ti ci anche confondi. Ah, quindi questo è proprio un ascensore, un Vai. montacarichi. Ed è abbastanza largo per avere problemi in vista. Ricordati che quella con la trappola l'hai usata per l'ibrido, ma non, probabilmente non verrà più riutilizzata. È solo a scelta tua. Avaria della centralina. Che palle. Che c'è l'autoriparazione? No, ci stanno i bastardi. A attendere cosa? Cioè, se non possiamo uscire da qui. Ecco. Madonna quanto spara. Bravo. Certo ci ha fatto un po' di male però. Oh, non muore! E basta. Ci ha Caputtano! devastato la salute. Qua ci voleva la pistola quella a contatto. Bloccavamo una zona e morivano col laser. Ok. Dai, Mo? computer, ripara questa avaria, maledizione. Grazie. Ah, vedi, questa è una minchiata. Questa è fatta apposta, ovviamente, sono quelle sezioni per. Non abbiamo neanche la stasi. No. Lanciafiamme che non credo che sia molto utilizzato dalla gran parte della community, eh? Ma noi Non lo ci so, siamo però divertiti a ci è piaciuto utilizzarlo. parecchio. Oh mio Dio. Ah. Dove sei?
Sei schifosissimo essere. Ci sono dei bengala lì però, eh. Bravo, intanto schioppi. Ok. Ok. Però noi bloccheremo il flusso con lo scatolone. Allora. È talmente potente che resiste ai raggi. Dai. No, perché una volta che si attivano poi quei raggi spariscono dopo un po', no? E sono quelli dell'arma, no? Esatto. C'è scritto qua sul muro. Ah, ok. Questi qua dopo un po' dovrebbero sparire. Io pensavo che dovevi passare prima, poi riprendere lo scatolone e rimetterla per bloccare il secondo. E infatti credo sia proprio così. Ma dovrebbero... Sì, perché l'hai attivati, no? Esatto. Ma la stanzina quello invece... Quello no, vedi? Quello... E dobbiamo andare nella stanzina, però noi prima ci... Ah, è bloccato. Ok. Va bene. Ok. Oh. Ah! Madonna. Mamma mia. Non morto. Bene. E la Madonna. Vabbè. Cioè, noi possiamo stare qui semplicemente per grazie alle tute. Mamma mia, esplode sto cazzo di motore. Non era molto diverso da quell'altro, però, eh? Te lo ricordi il nucleo a fusione? La centrifuga. Qua sono tutti morti. Bravo, prima che lo trasformava. L'ho bloccato, ok. Là è quello, un montacarichi, motore. Il motore va laggiù, credo. No, l'hai superato, sta dietro, sta l'ingresso dietro. Del motore. Oh, buono. Bello. Il Parmalat famiglia. È il formato... Formato famiglia in offerta, è fantastico. Allora. Montacarichi attivo. Bello. La trivellazione. Nella fantascienza quella specie di grate che bloccano i raggi balenare nel buio davanti alle porte di Tannhäuser mi sono sempre piaciuto. Tubi di lancio chiusi. Contattare il supervisore Dallas per richiedere l'autorizzazione. Sì. Ce l'abbiamo sicuramente da qualche parte, sì. Per terra. Con il sistema del ponte minerario. Hai il radiofaro di soccorso? No. I tubi di lancio sono sigillati. Serve il rig di un amministratore del ponte per aprirli. Dove sta? Dove è morto? Il supervisore Dallas. Ponte di lavorazione. Rilevo attività rig anche per un tale Jacob Temple. Buono. Di manutenzione. Forse ha lasciato lì il radiofaro di soccorso. Spero tu riesca a raggiungerlo con queste avarie. Non avarie. Trappole. I minatori cercano di resistere così. Merda. Ok, apro i sottoponti. Però... assicurati che il radiofaro non sia collegato a qualcosa. Okay. Carina questa cosa, eh? Speravo che mi desse dei minatori, no? Un permesso in più, però vabbè. Dai. Buono. Un'altra sezione di stronzi. No, beh, non è possibile, dai. Cioè, non mi cadere in questi cliché di merda Dead Space, per piacere. Anche perché non c'è neanche il Leviathan, no? Il Leviathan poteva essere una sorta di mente alveare, se ci pensi. Sì, sì. Cioè, certo.
Non è il boss finale, ma comunque. L'intelligenza pulsante della Ishimura in termini di necromorfi era il Leviathan. Allora. O almeno mi piace pensarlo così. Qui che abbiamo? Ehi, Lisa, Jacob. Temple. Non ti ho trovata. Se senti questo, ho lasciato il ponte. Torno subito. Mi ha chiamato un altro superstite. Terrorizzato. Chiudo il radiofaro di soccorso, vado a cercarlo. Non c'è ancora una finestra di lancio. Era ora. Oh, pausa. Vedi l'arma? Ti amo. Ti prego, sta attenta. È un consiglio? Mi vuoi dare un consiglio di utilizzare quest'arma? Beh, lui è il tempo l'è andato a salvare Mercer. Sbagliando miseramente, ovvio. Beh, non credo che adesso lo devi usare con i nemici normali, eh. Tavolo da lavoro. Crediti. Crediti. Cadavere. Mamma mia. Di qua che c'è? Certo. Liz e Jacob. Liz era Cross e Jacob era quello che lei ci ha chiesto di andare a trovare. Ok. Tu vai direttamente al creatore. Bene. Ok, c'è un'altra bombola qui. Bello. In volto. Bene. Pure. Brucia. Ah, il colpo di chiodo. Basta, basta. Bastardo. Un colpo me l'ha dato però. Ne è scriptato. Ancora. Oh, gli acidi. È un po' lontanino, lontanucci per capire bene. Non abbiamo più colpi. No, ma perché? Carino. Ancora. Mi lancio tutto. Oh. Volevo prendere quello, capito? Ok. Rig dice di qua. Oh, ah, certo. Allora controlla un attimo quella sala. Che palle, però. Non abbiamo munizioni. Viene quasi da paragonare a la pesantezza di Callisto, no? Dei stessi nemici di Callisto. Sì, alla sì. Lunga, veramente, alla lunga, basta. Sì. Alla lunga sì, mo questo sì, è quello scudato, però. Ma, oddio, guarda, l'ho sventrato. Non sprecherei. Hai visto? Sì, è uniparticellare. No, bellissimo, gli ho tolto tutta la pelle. Bella sì, sta cosa. Ti distrugge le cellule e i poi muori male. I tessuti, bellissimo. Se non era un umano era morto immediatamente. Beh, è chiaro. Ovviamente. Ci provo sempre, non si sa mai. No. Bello, da laggiù si accende, è geniale. Perfetto. Allora, qui entriamo in modalità. Esatto. Accesso a gravità zero. Il rig dell'amministratore sarebbe nella sala comando lavorazione, ma le sicure sono manomesse. La porta non si apre se non si ripristina la gravità, ma il sistema non la ripristina. Ma lì è 4. Almeno il fascio di lavorazione funziona. Aspetta. No. Dobbiamo un attimo liberarlo. Troppi detriti. Allora, i detriti forse vanno o li mandi dentro, esatto. Buono. Le armadie fluttuanti sono distrutte. È ora possibile riattivare la gravità. Rig?
Ok. Non si capisce il rig, ma va bene. Perché era, girava dietro di te, ma eri girato male. Eccola qua. Qua. Quella l'avevamo aperta dall'altra parte. Esatto, infatti ci andiamo. Uscita da gravità zero. Stanza oggetti? Eh sì. Propano. Ciao. Bello. Propane. Ok. Molto bene. Arriviamo, Dallas. Ancora. Ehi! Oh cazzo. Oddio no, c'è quello là con le mosche. L'orfano di Ghost è più il moschicida. Usa le mine di prossimità degli impulsi. Finita, sono morto. Figlio di Ghost. No. Oh! Buttati di sotto. Propane. Niente. No. The propane. Porca puttana, altro che propane. Lo so, qua c'è l'assedio. C'era il moschicida, l'orfano di Ghost. Il moschicida è bellissimo. Il no. No. No, non è vero, non è vero. A few moments later. Uscite, maledetti. Allora, e quello, vabbè, il moschicida muore male. Lui è il normal lì. Cazzo. L'orfano, l'orfano. L'orfano di Ghost. No. È finita, sono morto. Scendi giù. Guarda se si levano sti cosi. Oh, il latte. Oh, un altro orfano. Scusa, il latte è rimasto. Porca puttana. Fuoco, fuoco. Oddio. Non dovrebbe essere rimasto più nessuno. No, un altro orfano. Bravo, bravo. Dove siete? La zona è libera, stiamo a pezzi. La zona è libera. Bello, bello. Peccato perché le potevamo accumulare e le abbiamo dovute utilizzare adesso. Però vabbè. Comunque non è male sto campo di forza, eh. Due colpi. Chi è? Ti tolgo le molecole. Esatto. Oh, un altro orfano. Bello, esplode l'esplosione tutti. Bella, certo. In combo. Perché l'orfano purtroppo fa male, quando esplode gli esplode il braccio. In combo questa andata, dai. Sono una cifra, erano una cifra. Erano tantissimi, quello, cazzo. Quello non è da sparare, quella lucetta celeste. Ma ci devo entrare. Lì è da dove sono usciti. Da dove sei entrato la prima volta. Ah, dove sei entrato la prima volta, ok. Rig. Devo andare qua. Sì, sì, è qua. Datemi il permesso a livello 3, per favore. Oh! Sì! Livello 3. La richiesta di Dallas. Perfetto. Supervisore Dallas. Ultimo registro. Ho fatto in modo che nessuno possa lasciare questo sottoponte. E nemmeno io potrò. Autorizzazione confermata. Ho visto. Cosa fanno ai corpi? Cosa diventano? E non posso permettere che succeda anche a me. Lo so. Almeno, non avendo nessun altro, non potrò uccidere nessuno. No!
Che storia è questa? A Dawn e ai bambini. Affanculo, mi sono cagato addosso. Madonna. Che cazzo è? Cazzo, non riesco. Madonna, che brutta sta Madonna cosa. Santa Dallas, ma perché hai fatto una cosa del genere? Sto sudando per sta cosa che sta registrazione. Il rig dell'amministratore ha cambiato posizione. Ci sei? Ci sono. È devastante. Ma lo sta facendo adesso. Ma scusami. No, come adesso? No, cioè non capisco. Non... non può essere adesso. Isaac. Sì, vabbè. Questo me lo sto immaginando proprio. Nicole! Dai. Nicole, sei viva? Protezione, Nicole. Non è possibile. Non riesco a credere che tu sia qui. Io credevo che non ti avrei più rivista. Andremo a casa. C'è un radiofaro qui vicino. Chiediamo aiuto. Il radiofaro? Sì. È chiuso nell'officina. Ti farò entrare io. Di qui. Porca puttana. Spero che Isaac sa perfettamente che è un... un'immaginazione. Sì, non lo so, però non lo so. Con l'influenza costante, anche lui, nonostante la consapevolezza, comunque alla fine ci credi. Pensaci un attimo. Perché l'influenza sì, certo. È un po' forte nel tempo, no? Quindi anche se tu sei consapevole, nonostante quello... Sì, potresti crederci nel tempo, no? Esatto. Nicole, ci sono così tante cose che voglio dirti. Lo so, ma avremo tempo, te lo prometto. Raggiungiamo il radio. Sicuramente. Contano su di noi. Vedi che comunque qualcuno c'è rimasto. Ma per forza, ma dai. Che tocca. Troia, vai con le fiamme, va. Andate all'inferno. Dai, bestie. Aia. Oh! Continua, mi sarò amata io. Oh, i gol. Non ci arriva, ah, ci arriva. I gol. L'ha killata. Allora è vera. E allora è vera. Continua, continua a lavorare, Nicole. Non lo guardare, tranquilla. Parlo io da qui. Marca troia. Ma è morto quello? Sì. Ma sei sicuro? Ah, buono. Apri quella fottuta console, Nicole. Ce la fai, Nicole? Copain. Voglio prendere. Grazie. Copain. Grazie. Non ti ho mai visto al lavoro. Certo. Affanculo, va. Stappia pure per il culo. No, lancia il radio. Beh, sì, usavo la lama per i chiodi quando facevo il minatore. Ma che rumore è? Se ne vedi altri, nasconditi. Ok. Certo. Grazie. Anch'io. Bello, sì. Metterai le cose a posto. Grazie. E ci unirai di nuovo. Ecco. E ci unirai di nuovo questa frase. Io la avrei chiesto qualcosa. Sei tu il prescelto, Isaac. Esatto. Ci riporterai agli unitologi. Ma che cosa stai dicendo, Nicole? Vabbè, ok, me ne vado. capito? Cos'è questo pisellone? Sei puro d'ingegnere con... ho sempre... sistemato i vari chip, quindi ho una precisione millimetrica con questa lava. Ok, molto figo il... oh, radiofaro di soccorso. Okay. Preso. Geniale. Daniels. Magari possiamo vendere dei crediti, va? Fammi vedere un attimo al volo. Quindi crediti? Sì. Sì.
La nuova estetica. La nuova estetica. 35.000. Bush! E si fa subito! Meno male che ce l'avevamo. Aumentiamo esponenzialmente. Sono tutte da ingegnere. Oh. Sono tutte di estrema. Di estrema fattura. Oh. Futuristiche. Sì. Yeah. Sono uguale a prima. No, non è più uguale a prima. Ho aumentato uno spallaccio. No. Noi abbiamo adesso la difesa che esplode. Non abbiamo danni. Non abbiamo danni adesso. Non prendiamo danni. Abbiamo la difesa che esplode, ma non potremo comprare nulla per altri due episodi. Per altri due Dead Space. Accesso amministratore autorizzato. Vai. Tubi di lancio in preparazione. Vai. Ovviamente adesso qua avremo degli attacchi potentissimi. È stato sparato, ecco. Dobbiamo riuscire. No, no. I motori hanno fatto esplodere anche i tubi di lancio, sono spazzatura. Ma arrivano. Fantastico, non possiamo buttare il radiofaro dalla finestra. Ci deve essere qualcosa. L'asteroide, quello nella stiva mineraria per la fusione. Che cosa intendi? Guarda quello. Con il radiofaro di soccorso a quell'asteroide e poi lo lancio lontano dalla nave, avremo una trasmissione chiara. E ti farai uccidere. Il macchinario là dentro è ancora in funzione, Isaac. Allora forse tiene anche fuori quelle cose. Ci dobbiamo provare, Kendra. Vado. Vado e torno, Kendra. Quindi praticamente vuoi lanciare e sparare il radiofaro attaccato all'asteroide, The Armageddon proprio. Oddio. Porca puttana, che esplosione di figata. Bello, questo bello. Questo mi piace. Radiofaro applicato. Gesù. Ringrazio. L'aria siamo pieni. Dai, che adesso possiamo sganciarla in orbita, maledizione. Legami gravitazionali esterni disattivati. È l'ultimo, poi dobbiamo lanciare il cannone per spararla fuori. Attenzione. Il carico 8772 non è più assicurato. Personale non addestrato, evacuare la stiva mineraria. Ci siamo. Vai, andiamocene. Vai. Lancia l'asteroide. Fantastico. Uscita da gravità zero. Daniels, ci siamo riusciti? Ci siamo, Daniels. Oh! Porca puttana! Vai a fanculo. Non l'avevo proprio visto. Ancora. Mamma mia, senza carne è veramente una roba orribile. Ok. Boccaporti assicurati. Mo c'è Mercer che tipo, capito, te blocca. Vai. Sta sparando? L'ha sparato via. È iettato. Di nuovo collegato, trasmette su tutta la banda. Allineo il ricevitore. Ci vorrà un po'. Torna alla stazione di trasporto. Lo sentiranno, sicuro lo sentiranno. Va bene. Andiamo a salvare. Ma porco. Bene. Osa. Ci vuole un beep, ci vuole. Oh no! No, dei regenerator. No, ma dei che stronzata no. È? E mo? Come lo squaglio? Eh sì, dobbiamo aspettare. No! L'esplosione ha bruciato metà dei circuiti. Ci sono quasi. Resisti. Dove stavo? Bim! Apertura manuale. Bello. Andiamocene da qui. Oh! Oh! Porca puttana. Ah! Bravo. Boom! No, metto... Non ci credo che... Abbandonati al mare. La gravità. Porca puttana. Apertura manuale. Aperto. Fa piacere. Sono
Fammi uscire, aia! Una porca puttana. Fammi uscire! Ma ce l'hai un latte? Buono. Sta rigenerando. Fuoco! Passo dall'altra parte. Che non si sa mai. Ori! Oh, si rigenera. Si è rigenerato. Sicuro ci prende. Grazie, Daniels. Me ne vado subito da qui. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Il, oddio, il martello fotonico. Il martello fotonico. Mamma mia. Siamo rimasti martello. Pure noi inglobati nella stasi, nel wormhole creato dal martello. Ma la nostra tuta è potentissima. Porca puttana. Torniamo al ponte di comando e salviamo, ragazzi. Non ce la faccio più. No, ancora. Ti seguirò ovunque. Non ci frega nulla. Scappiamo. Ma perché? Ma perché sta cosa? Aia. Non ti lasceremo scappare, Isaacs. Porca puttana. Sto con uno di vita. Parti. No. Oh, no. La puttana. Mamma mia, bellissimo. Porti. Mamma mia. Oh, mamma mia. Vienimi a mamma trovare mia. Delle condutture, stronzo. Cosa che è andato? Non oddio. Sono sicura. Il sistema fa i capricci. Ci sta questo cazzo lì. Ti programma, Daniel. Mi saluta. Il radiofare è partito. Allineando. Allinea sto cazzo. Il sistema di ricezione non risponde. Certo. Oh merda. Le comunicazioni mai riparate. Non è un codificatore nostro. Spero che anche 48 ore sia una stima errata. Altrimenti niente salvataggio. Vai verso il ponte. Forza la porta delle comunicazioni. Fatemi salvare. Scopriamo un'altra volta qual è il problema. Come dice Hammond, farà le scelte giuste.